davvero appunto la linea Cosentino può essere la ricetta per uscire dalla crisi a Napoli, che impressione le fa anche il centro-sinistra a Napoli con i problemi, la giunta Iervolino, le primarie appunto annullate per presunti brogli, questa spaccatura sulle candidature, un fatto locale o nazionale insomma? Guardi, premessa d'obbligo, perché poi arrivo a delle conclusioni un po' frizzanti. Pesanti. No, non pesanti. No, frizzanti. C'è tanta brava gente a Napoli che merita di meglio, ci sono tanti onesti cittadini, onesti lavoratori, onesti imprenditori, magari anche qualche onesto politico, non lo so. Io non so quanto servano le elezioni a Napoli. Secondo me lì un commissario ad acta, un Marchionne che per 5 anni prende in mano tutto quanto, prende i conti, apre i cassetti. Napoli oggi, e se De Magistris, finita la trasmissione, ha la pazienza di andare su Google e perde 10 minuti del suo prezioso tempo, Napoli ad oggi ha qualche miliardo di euro di debiti nei confronti dei fornitori, ha la ASL più grande d'Europa con 10.000 dipendenti, ha la metà degli spazzini con precedenti penali, ha un'evasione fiscale della tassa sui rifiuti del 50%, dell'occupazione del suolo pubblico del 70%, degli scontrini fiscali del 66% ed è capitale italiana dell'evasione fiscale. Ha unica città in Italia il movimento dei disoccupati organizzati che secondo la denuncia di alcuni procuratori inquineranno le elezioni perché sono alcune decine di migliaia, ha 9.000 dipendenti delle partecipate che hanno 1.300.000.000 di euro di debiti eccetera eccetera. Quindi la soluzione è commissariarla, cosa la soluzione è De Magistris fa parte di un centro-sinistra che governa Napoli da quando è arrivato Garibaldi, voglio dire, quindi adesso che si dividano al loro interno per cercare di raccattare consenso qua e là mi sembra risibile, anche perché ripeto, io sono curioso di sentire da De Magistris candidato e dagli altri candidati a cui farei la stessa domanda. Qual è la ricetta per azzerare questi miliardi di euro di debiti? Ci sono troppi dipendenti, qualcuno forse bisogna licenziarlo, bisogna chiudere qualche azienda inutile, bisogna cominciare a far pagare le tasse, bisogna assumere qualche vigile urbano in più. Adesso sono curioso di capire. Lettieri e Cosentino le piacciono Salvini? Non li conosco. Se fossi a Napoli, guardi, ho un'unica certezza, se fossi a Napoli, evidentemente, visto che mi governa il centro-sinistra da decenni, voterei qualcun altro che non fosse del centro-sinistra, se andassi a votare, evidentemente voterei per il centro-destra, che magari sbaglia uguale, però ripeto, se io ho la prova provata di Bassolino e Iervolino, però anche qua, la società civile napoletana, i sindaci, non è che li elegge Gesù Bambino, li eleggono i cittadini. Allora, la prendiamo se i napoletani i napoletani non sono in grado di governarsi da soli, ci vuole un Marchionne, un commissario prefettizio. Questa è un'affermazione vergognosa, perché c'è uno sprezzo nei confronti di quella che è la capitale del sud, la terza città d'Italia, una delle città più importanti del mondo, che ha una storia culturale, lui Salvini si dovrebbe sciacquare la faccia prima di parlare. Parliamo di soldi. Detto questo, parliamo di soldi. Salvini, parliamo di soldi. Parte la capitale morale, parliamo di un attimo zitto, per favore, per parlare del bilancio. Perché lei ha offeso una città, quindi vorrei rispondere. No, io ho offeso degli amministratori incapaci. Lei ha offeso una città. Amministratori incapaci. Detto questo, proprio anche per delle cose giuste che ha detto, i debiti fuori bilancio, gli sprechi, le consulenze esterne, gli intrecci tra politica trasversale, prenditori di soldi pubblici legati a molti imprenditori del nord e Camorra, c'è bisogno del cambiamento, c'è bisogno di persone che non sono compromesse con un centro-sinistra che ha fallito e che non facciano parte di quella destra di Cosentino e Salvini fa finta di non conoscere, ma con le quali governa, perché Salvini con Maroni e con gli altri governa con personaggi che sono accusati di essere camorristi, Salvini. Camorristi, non può dire che non sa niente, perché è un dirigente politico, quindi deve assumersi la responsabilità. Salvini, la Lega, quando c'è stata la richiesta di arresto di Cosentino, si ricorda come ha votato a Montecitorio? Guardi, come ha votato De Magistris su Bassolino. Io sono al Parlamento Europeo, uguale. Salvini, guardi, uguale, ma detto questo, parliamo, perché a me piacerebbe che Napoli risorgesse, però non ci credo. Ma come si fa? Ma come ci fa a non credere? Ma qual è la ricetta? Allora, mi scusi, allora questi 10.000 dipendenti pubblici in esubero, dove li mettiamo? Ma dove stanno questi 10.000? Come dove stanno? Napoli c'ha l'azienda più grande come comune, sono 5.000 persone che vanno valorizzate, vanno impiegate bene, non bisogna esternalizzare i servizi come hanno fatto con le consulenze esterne. Ma è una delle tasse sui rifiuti più alte d'Italia, Napoli. Questo bisogna non la paga nessuno.
nessuno. Ma non è vero, ma non la paga nessuno. Ma come si permette? Ma vada su internet! C'è gente che su Google e la deve pagare, c'è tanta gente che la pensi. Pensa alle persone che allora al nord che non pagano le tasse e poi sono tali. Io non le offendo. Lei sta offendendo Napoli, i meridionali, questa è una cosa gravissima. Ma io sto offendendo chi non paga le tasse. Ma lasci perdere, ha detto che Napoli non ce la farà mai. Lei sa quanta evasione fiscale dalla tassa sui rifiuti c'è a Napoli, visto che vuole governare Napoli? Le sto dicendo che è alta e che va recuperata, ci vuole gente credibile, non gente accusata di camorra che sostiene lei. È alta. Quanto è alta? È alta. Quanta? Che significa quanta? Che vanno a fare i conti a quanto è alta? È alta. Ma guardi, cioè, sono dei dati disponibili a chiunque va su internet fra 10 minuti, supera il 50%. È alta, va recuperata. È alta. Ma la faccia, la metà non paga. Ma qual è la soluzione? Va bene. Qual è la soluzione? E qual è la soluzione? Fiscale nel suo comune. È alto? Il tasso di evasione fiscale del suo comune? Lombardia, guardi, l'evasione IRAP è del 13%.